Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video haul di acquisti fatti da Acquesapone. Era un po' che non andavo da Acquesapone. Ho voluto approfittare perché ho visto sul volantino che c'erano delle offerte che mi interessavano, per cui sono passata a fare un giro e ovviamente spesa. Vabbè, allora mi vedete vestita e truccata come nel video precedente perché ho un attimino di tempo. Oddio, in realtà sono quasi le 11 di sera. Nel video precedente erano le 10, adesso saranno quasi le 11 di sera. Però ne approfitto che Nicola sta ancora guardando la partita, per prendermi questa mezz'oretta di tempo per me e portarmi avanti a girare un po' di video che devo girare. E siccome ho la camera invasa di sacchetti e sacchettini vari con cose da mettere via, prima li giro meglio è. Per cui ho detto, ma sì, dai, giriamone un altro anche se è tardi. Come vi dicevo nel video precedente, non fate tanto caso al mio aspetto in questo momento perché il trucco che indosso, che ormai sta resistendo, devo dire che sta resistendo ovviamente, però è il trucco di stamattina alle 8 perché stamattina ho aperto, quindi ho lavorato e adesso appunto è sera. Non mi sono struccata apposta perché avevo questa mezza intenzione mentre lui guardava la partita di girare qualche video, per cui anziché struccarmi appena arrivata a casa come faccio di solito, ho tenuto il trucco anche se mi sono cambiata, mi sono messa comoda. Perché sono passate comunque delle ore da quando ero a casa, ho fatto diverse faccende, quindi non sono rimasta, diciamo, vestita solito di nero come mi vedete quasi sempre, ma ecco, mi sono messa comoda, quindi mi vedete in tuta e la parte sotto in realtà ho il pigiamino, ve lo faccio vedere, il pigiamino e i calzinotti. Vabbè. Allora, partiamo subito, vi faccio vedere i prodotti. Ne ho approfittato di alcune offerte che ho trovato. Quindi ho preso delle cose che mi servivano per la casa e delle cose che volevo, che mi incuriosivano e vi faccio vedere che facciamo prima. Allora, qua il sacchetto un po' in bilico, vediamo di far stare tutto. Sì. Ah no, parto prima con due prodottini che non c'entrano con acqua e sapone, scusatemi, li ho in realtà presi all'Iper questi un giorno che passavo per prendere qualcosa da mangiare e c'erano tantissime tantissime offerte e tra l'altro mi sono anche un po' girate le scatole perché ho trovato in offerta prodotti che io la settimana precedente o quella prima ancora avevo trovato sempre in offerta ma con una percentuale sconto maggiore rispetto a quella di, scusate, minore rispetto a quella con cui li ho trovati, tipo per esempio le maschere, i capelli Garnier, quelle Fructis, a pochi euro, tipo 2-3 euro anziché i 4 che le avevo pagate io, 4-5, mentre di solito le potete trovare 6-7 euro circa, dipende anche dove le acquistate. E quindi ho detto, cavolo, però vabbè. Ero tentata di riprenderle, però siccome veramente sono piena zeppa di prodotti e per quanto io comunque li utilizzi, sto un po' esagerando, nel senso che davvero anche le scorte stanno diventando tante, quindi non solo quello che io comunque utilizzo, ma anche proprio tutti i prodotti che ho ancora da provare, da utilizzare. E per cui siccome ho gli armadi pieni, non so più dove mettere roba. Mi sono dato un contegno e quindi ho preso solo due cose perché erano proprio in super offerta, cioè acqua micellare Garnier, la solita che prendo quando trovo in offerta, questa è quella verde per pelli normali e miste, opacizzante e purificante, la conoscete tutti, ve l'ho mostrata tra l'altro forse l'altro giorno in un video di prodotti finiti e non vi mentivo quando vi dicevo che è un prodotto che comunque mi piace, che utilizzo spesso, che acquisto quando trovo in offerta. A me, come vi dico spesso, mi piace cambiare, quindi non mi fossilizzo su un prodotto, anche se mi piace, cerco di provarne altri. Però questa comunque è una garanzia perché funziona molto bene, mi piace come prodotto, il formato 400 ml comunque conviene e quindi se lo trovo in offerta a 3, no, 2 euro qualcosa, mi sembra, meno di 3 euro comunque, ho detto non posso assolutamente lasciarla lì. Avrei voluto provare quella nuova azzurra al Fiordaliso, comunque quella bifasica azzurra.
Però quella aveva ancora un prezzo di 4 euro, più di 4 euro. E allora, per quanto mi incuriosisse, sinceramente non avevo voglia di spendere, perché appunto sono piena di acque micellari, quindi lo scopo era proprio di prendere una cosa di cui sono sicura, che so che mi piace, che utilizzo e che era proprio super in offerta, perché comunque a 2 euro qualcosa si trova raramente, ecco, il prezzo più basso forse che a quello acquistata 3-4 euro. Quindi 2-3 euro ci siamo abbassati ancora un po', quindi ho detto: ma sì, dai, ottimo, prendiamola. E poi mi sono buttata su una cosa che spero vivamente che mi piaccia, però mi sono lasciata tentare perché costava 2 euro. E sto parlando del tonico sempre di Garnier, questo qui revitalizzante. All'acqua d'uva, che io non avevo mai provato, in realtà non ho mai provato tonici Garnier, non mi hanno mai incuriosito, non mi hanno mai interessato, proprio sinceramente. Però mi sono lasciata tentare. Questo comunque è un prodotto vegano e dietro ci sono scritte tutta una serie di cose che insomma, lo rendono abbastanza interessante, gli descrivono l'INCI in modo molto dettagliato, quindi acqua purificata, alcol denaturato proveniente da barbabietole, canna da zucchero, glicerina proveniente da soia, aloe vera bio, uva e tutta una serie di ingredienti e quindi insomma. Non era così malvagio, ecco, non era un prodotto completamente schifoso, non ha grosse schifezze all'interno, a parte il profumo che dice parte del rimanente 4%. Insomma, non è malvagissimo, ve lo faccio vedere che così anche voi mi dite se siete d'accordo. Ecco qui. È per pelli normali e miste, mi sa di prodotto fresco. Ah, ecco, c'è scritto anche davanti: ingredienti di origine naturale 94%, 96%, quindi non è proprio biologico, però non è neanche una schifezza. E che mi ha convinto a prenderlo, visto che appunto per 200 ml, che non sono pochini, non sono pochissimi, costava solo 2 euro. Quindi ho detto: ma sì, dai, Martina, compra. Compra. E questo per quanto riguarda acquisti iper, ma sono prodotti che potete tranquillamente trovare da acqua e sapone, quindi forse per quello che li ho ficcati in questo sacchetto, non sapevo dove metterli, ho detto ma sì. Poi, allora, formato risparmio, l'ho trovato a 3 euro, ne ho già tolto uno perché l'ho già messo in bagno, che uno lo sto già utilizzando, però ho lasciato tutto così per farvi vedere. A 3 euro ho trovato questa confezione da due pezzi di vicinette. È un prodotto che comunque utilizzo, quindi non mi serviva perché in realtà avevo appena comprato. Scusate che butto la carta. Avevo appena buttato. Avevo appena comprato quello di M, quindi non mi serviva in realtà addirittura averne i tre perché sì, lo utilizzo, però cavolo. Però ecco, era in offerta per cui ho detto prendiamolo. Il vicinato comunque mi piace. In più era questo qua il profumo di lavanda che mi ispirava, per cui preso anche lui. Poi ho preso l'avio, perché già che lo gli ho detto prendiamo anche quello. Questo io lo utilizzo principalmente per la pulizia dei pennelli. So che in realtà è un solvente perché è uno smacchiatore. Però i makeup artist lo sapranno bene, quindi i makeup artist all'ascolto mi daranno ragione, non c'è niente di meglio per pulire i pennelli che questo solvente, questo smacchiatore. Bisogna fare attenzione perché ha un odore molto forte, quindi non va inalato, bisogna fare attenzione perché è infiammabile, e tutta una serie di precauzioni che vabbè, adotto tranquillamente, però ecco, per la pulizia veloce dei pennelli. Questa è la cosa migliore, un pochettino li rovina, quindi io purtroppo alcuni pennelli nel corso degli anni utilizzando spesso questo li ho un pochettino rovinati. Quindi con parsimonia, ecco, è il prodotto delle emergenze, è il prodotto per quando devo avere il prodotto pulito subito e asciutto perché asciuga all'istante, quindi
quindi non vi rimane il pennello con le setole bagnate che poi non potete più utilizzarlo. Quindi è un SOS di pulizia. E oltre a che come smacchiatore in generale, il suo utilizzo che ha, io non so la gente per cosa lo utilizza in realtà, però insomma si usa per smacchiare anche i tessuti, credo, insomma per diverse cose, però io non lo utilizzo per quello, ma principalmente per i pennelli. E sto cercando di utilizzarlo comunque con parsimonia, perché come vi dicevo è un po' tossico, un pochettino li rovina. A volte lo mischio, quindi uso un po' del detergente, quello classico per pulire i pennelli di MAC, il brush cleanser, e un pochettino di questo, in modo che un po' sia diluito, diciamo, e non sia così aggressivo, e mi trovo benissimo. Quindi comunque un prodotto che quando finisco ricompro, e ce l'ho, ne avevo un pochino, però già che ero lì che facevo la spesa ho preso anche questo. Poi in offerta a, non lo so, un euro e qualcosa, forse meno, ho trovato questo bagnoschiuma di natura verde con olio di melograno estratto di bambù bio. Mi ha ispirato perché a me il melograno piace tantissimo. Natura verde dovrebbe essere un marchio biologico, però in realtà questo prodotto non è certificato. Io ho provato altri prodotti di natura verde, sia certificati che non. Non mi fanno impazzire, nel senso che sì, ci stanno, però non sono neanche il marchio quello a cui sono super affezionata, che acquisto sempre, che non può mancare in casa mia. Ecco, lo acquisto se lo trovo in scusate mi è venuto un po' di raspino, vabbè, dicevo, sono prodotti che acquisto se trovo in offerta, perché comunque è un buon marchio con buoni ingredienti, ma insomma così, senza infamia, senza lode, ecco. Poi vi dirò, questo non l'ho ancora provato, ne avevo provato uno sempre di natura verde che però era certificato, e vi devo dire la verità, non mi era piaciuto più tanto, perché non mi dava la sensazione di essermi pulita, l'odore era un po' sgradevole, non mi faceva impazzire. Ho provato poi il sapone mani, quello invece ce l'ho in uso attualmente, mi piace, tranquillo, una fragranza delicata, non troppo stucchevole, lava le mani, fa quello che deve fare, e buon. Questo, il fatto che avesse il melograno, mi ha ispirato, e per cui, visto che costava poco ed era un bel barattolone da 750 ml, anche tipo per Nicola che comunque magari alcune cose mie un po' troppo profumate, strane, non le vuole utilizzare, o anche per me che magari non voglio dare a lui un prodotto a cui sono particolarmente affezionata, però si dovrà lavare anche lui sto poveretto, quindi ogni tanto gli compro qualcosa di specifico per uomo quando sono in vena, altre volte prendo cose magari un po' più universali, barattoloni così grossi che possiamo usare entrambi, tutte e due, così, senza infamia, senza lode, ma un po' i prodotti da battaglia, come li chiamo io. E quindi vabbè, costava poco, preso, perché lavare ci dobbiamo lavare. Poi, trovate un'offerta a un euro, ho preso questo deodorante per ambienti Hairwich 6 in 1, e ho preso questo agli agrumi antitabacco, perché purtroppo in casa mia si fuma. Io fumo, Nicola fuma, per cui la casa molto spesso puzza di fumo. Noi non lo sentiamo perché siamo abituati, ovviamente, però appena entra qualcuno in casa che invece non fuma, si accorge subito, tipo stasera è passata sua mamma e la prima cosa che ha detto è stata proprio quella, che c'era puzza di fumo. E quindi a me piacciono comunque i deodoranti per ambiente, li acquisto. Generalmente li acquisto in realtà nei negozi tipo cinesi, perché costano poco e profumano e insomma sono abbastanza economici, non voglio spenderci grosse cifre. Visto che questo l'ho trovato in offerta a un euro, l'ho voluto provare a prendere, perché dice che appunto 6 in 1, quindi fragranza intensa, elimina i cattivi odori, agisce istantaneamente, che non mi sembra proprio una caratteristica, una prerogativa importante, però dura fino a un'ora. Ispirato agli oli essenziali, non so neanche questa che caratteristica sia, però vabbè, propellente 100% naturali. Allora,
marketing, perché 6 in 1 non mi sembra una cosa, non mi sembra granché. Secondo me potevano benissimo mettere elimina i cattivi odori e profuma l'ambiente, punto. Perché queste sono le due caratteristiche, le altre sono, vabbè. E poi dice atmosfera energizzante perché gli agrumi notoriamente per l'aromaterapia, chi utilizza gli oli essenziali, la fragranza, gli agrumi è appunto energizzante, rivitalizzante, mette comunque il buon umore. Quindi ecco, hanno in questo senso voluto un attimino richiamare quello che è il concetto aromaterapico e bah, vedremo, proverò. 1 euro ci sta, sono comunque 240 ml, per cui ottimo. Poi veniamo alla parte più interessante. Ah, qua ce l'avevo lo scontrino. Vabbè. Poi entriamo un po' nella parte più interessante. Allora, ho ripreso questa maschera Omia per capelli, tra l'altro è pure sporca, non so di cosa, però vabbè. Quella anticrespo all'aloe vera, quindi questa qui è una maschera ristrutturante per capelli secchi e crespi, che io ho già utilizzato, ve l'ho mostrata nei prodotti finiti, mi era piaciuta molto. Il profumo è paradisiaco, vabbè, non esageriamo, però molto buono, mi era proprio piaciuto. Anche lo shampoo, in realtà, sempre aloe vera di questa linea, non era male, mi era piaciuto. Lo shampoo è certificato biologico, mentre questo no, però comunque ha un buon INCI con 0% di coloranti, siliconi, parabeni, eccetera, eccetera. In offerta a 2 euro qualcosa, perché se no non c'era motivo Martina di prenderla. Sì, 2,90 va bene, ci sta. Allora, in realtà io sto usando quella di MD di Botanica, che non è certificata, però ha dei buoni ingredienti. Un barattolone da 1 litro l'ho pagato 2,60 euro. Quindi, considerando che mi sto trovando molto bene anche con quella, io non dovrei più comprare maschere. Però mi piacciono e quindi continuo a comprarle e continuo a cambiarle. Però devo dire che quella lì, come rapporto qualità-prezzo, ottima. Non sono certa dell'INCI se sia proprio il massimo, ecco. Però sicuramente il prezzo lo è, perché 2,60 euro per 1 litro di prodotto, veramente ottimo. E il suo dovere lo fa, perché comunque a me i capelli li districa molto bene e faccio molto meno fatica a pettinarli dopo aver applicato quella maschera, e quindi a me piace. Comunque, divagazioni, però cerco di autogiustificarmi. Quindi, perché ho acquistato ancora maschere e capelli? Perché comunque anche questa è ottima. È comunque anche questa per rapporto qualità-prezzo tra le migliori sul mercato. Considerando che appunto la potete trovare a un prezzo come questo di 2,90 euro in offerta, mentre di solito si aggira sui 5 più o meno, dipende anche qua dove l'acquistate. Questi sono 250 ml, però vi assicuro che è una buonissima maschera e secondo me ne vale la pena. Quindi io comunque, se l'ho riacquistata, vuol dire che mi era piaciuta e probabilmente ho pensato davvero che ne valesse la pena, e quindi presa. Poi, sempre per capelli, sempre di Omia, ho visto questo olietto, anche lui in offerta. Ho cercato di puntare su cose comunque che fossero in offerta. Questo, ah, vediamo il prezzo. Non lo trovo. Io mi ricordavo 2 euro, invece qua c'è scritto 3. Vabbè, non so come mai io mi ricordavo 2. 3 euro, 100 ml, olio di argan. Eccolo qui, questo prodotto per i capelli. Io uso sempre l'olio dopo averli lavati, quindi nel momento in cui esco dalla doccia, oltre a oliarmi tutto il corpo, mi olio anche i capelli, perché noto che da quando ho adottato questa routine di applicare, dopo aver fatto lo shampoo, la maschera, lasciarla in posa,
andare a sciacquare, uscire e applicare l'olio su capello bagnato, i miei capelli sono molto più morbidi, molto più districabili, si pettinano molto meglio, meno crespi, veramente molto meglio. E di solito, cioè di solito, anche in questo caso cambio, però in questo momento, e l'ho già acquistato di nuovo, stavo usando un olio di cocco mischiato con un altro olio che adesso mi sfugge, di M. Che mi trovo molto bene, mi piace molto, infatti anche quello che si aggira sui 3-4 euro, però mi sembra che la quantità sia maggiore, adesso non vorrei dirvi una stupidaggine, ma sì, la confezione è più grande, quindi dovrebbe essercene di più. Comunque mi piace e lo utilizzo sempre, lo acquisto. Per cambiare, ho visto che questa era un'offerta, quindi ho voluto provare ad acquistarlo. Questo olio di argan, certificato ICEA, quello là non è certificato ICEA, quindi anche questo mi ha spinto all'acquisto. Metterà in a fuoco, sì, eccolo qua, la certificazione ICEA, quindi una certificazione biologica. Capelli lisci, dice, vabbè, l'importante è che comunque me li ammorbidisca, me li districhi. E vabbè, anche prodotto non testato su animali, 6 mesi di PAO, nutriente e lisciante per capelli secchi e crespi. Ovviamente i miei non è che sono secchi e crespi di natura, assolutamente no, anzi il contrario, sono sempre stati capelli piuttosto grassi. Nel corso del tempo si sono un po' normalizzati, diciamo, però sicuramente l'attaccatura è quella che tende a sporcarsi di più, quindi qua sono un po' più grassi, ma le lunghezze avendoli decolorati, ovviamente si sono inariditi e hanno bisogno di nutrimento, idratazione, e quindi per questo utilizzo sempre un unghietto. Proveremo, vediamo. Comunque il fatto che sia biologico mi giustifica un po' di più, insomma, il prezzo in rapporto con quello che già io utilizzo. Comunque anche per cambiare ci sta, non è una grossa cifra. Poi ho voluto prendere anche questa in offerta. L'olio di mandorle dolci dei provenzali. Quest'olio è un olio che io ogni volta che trovo in offerta acquisto. Quello dei provenzali mi piace molto e mi piacciono molto anche le fragranze profumate perché l'olio di mandorle dolci di per sé puro non ha profumazioni particolari. Quindi i provenzali hanno anche la linea, diciamo, profuma, cioè le versioni, diciamo, con diverse profumazioni, c'è la violetta, c'è la magnolia, c'è questo caso al tè verde. Io in uso adesso in bagno ho quello al magnolia, profumazione di magnolia, magnolia, che vabbè, è una profumazione delicata, floreale, normalissima, cioè nel senso non è che mi ha entusiasmato, però avevo preso quella perché era in offerta quando l'avevo acquistato ancora l'anno scorso. Da Ticotà, se non sbaglio, e non ha certificazioni, però è un prodotto insomma vegetale e vabbè, non testato su animali, vegano, insomma, assicurano che sia al 100% puro. A me il fatto che abbia la fragranza in questo caso non mi dispiace, sinceramente, perché comunque è un prodotto che vado a utilizzare sul corpo. E potrebbe essere piacevole il fatto che ci sia comunque una fragranza che lo accompagna, che accompagna il rituale di andarsi a spalmare quest'olio, che comunque è una pratica che non mi fa impazzire, nel senso che cerco di farlo e ho adottato la tecnica olio proprio perché sono pigra e non mi piace mettermi la crema corpo e lo faccio veramente, veramente raramente, anche se adesso ho tra l'altro un barattolone che siccome sta scadendo ho dovuto aprire. Ma è un barattolone enorme, non lo finirò mai, speriamo di sfruttarlo magari quest'estate. Comunque, l'olio lo preferisco perché esco dalla doccia e ancora bagnata, mi vado a oliare, faccio molto prima rispetto che a spalmarmi tutta la crema, quindi è un gesto che comunque mi piace e mi piace appunto utilizzarlo, trovo che comunque. Soprattutto poi l'olio di mandorle dolci, oltre vabbè all'idratazione che dà tutto il corpo, l'utilizzo soprattutto anche sulla zona delle gambe,
seno, pancia, dove possono magari venire delle smagliature perché aiuta a prevenirle. Quindi sarà sicuramente un mio preziosissimo alleato durante la maternità, ecco, non che io sia in attesa, però già mi porto avanti. E, tra l'altro, recentemente ho acquistato, sempre un'offerta però da Iper, sempre provenzali, il boccetto così di olio di mandorle dolci, però senza profumazioni, quindi quello neutro, diciamo così, sempre 100% puro. Barattolone tra l'altro più grande perché questo sono 200 ml e quello sono 250 e costa anche meno perché non è profumato. Però vabbè, ho trovato questo e ho voluto cambiare proprio perché Magnolia l'ho provato, quello neutro l'ho preso, Violetta non mi ispirava, ho detto tè verde, perché no, potrebbe essere una buona fragranza anche estiva magari, ovviamente l'anno prossimo perché ora che li finisco tutti 24 mesi di PAO, però non lo andrò ad aprire subito proprio perché veramente ne ho da smaltire. Cioè, ogni volta che trovo l'olio di mandorle in offerta lo acquisto, ma cioè, ho quello che sto utilizzando e che vabbè, siamo quasi alla fine. Questo, quello sempre provenzale appunto neutro, quello di Omnia Botanica, quello di Thea Natura e forse per l'olio di mandorla abbiamo finito, però ho altri oli vari di al verde, quello comprato a Berlino, che era di Alterra, quello di, vabbè, Sien, però cellulite, quelli, ne ho due per la cellulite sia di Alverde che di Sien. Insomma, ho diversi oli, però non ce la faccio e continuo ad acquistarli. Questo, vediamo un po' quanto l'avevo pagato, 3,90 euro. Per 200 ml secondo me ci sta. Considerate che io il primo olio di mandorla che ho acquistato e lì me ne sono un po' pentita, sinceramente, però pensavo che i prezzi fossero un po' più alti. Da ignorante mi sono buttata, non lo sapevo, non mi sono informata bene. Ho acquistato su Ecoverde, il primo ordine che ho fatto da Ecoverde, questo olio di mandorle di Thea Natura, che avevo pagato appunto sui 3-4 euro, ma 100 ml, io pensavo che era un buon prezzo quello, figuriamoci. E invece in realtà, anche se non hanno certificazione biologica, comunque questo è, cioè, mi sono un pochettino pentita di quell'acquisto, perché probabilmente per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, in questo caso quello sì, sicuramente li vale, però possiamo trovare qualcosa di più economico sicuramente in commercio, per cui vabbè, è andata così, insomma. Poi ho preso Thalasso Scrub, anche questa è in offerta ed è per questo che ho preso questa linea a me sconosciuta, Seisol Body Beauty, perché l'ho pagato 5,90 euro. Sì, esattamente, per 600 grammi. Tra l'altro, poi questo, anche questo visto lì per scontato, mi sono girate un po' le balle, però vabbè, non voglio pensarci. Allora, perché l'ho preso? Perché recentemente ho preso i fanghi, finalmente li ho acquistati, mi sono decisa e sto cercando di farli. In realtà, per il momento, ho fatto due applicazioni. Diciamo che non è una cosa comodissima da fare perché comunque sei tutta zozza, ti sporchi. E io ho provato per il momento quello dei provenzali della linea Thalasso. Avevo preso una bustina doppia dose, mi veniva monodose, ma non era una dose, era da due dosi, ecco. E quindi appunto ho fatto due applicazioni. Io per il momento non ho visto chissà quale differenza, però vabbè, quello è un altro discorso, ne parleremo poi. La cosa scomoda è che ovviamente o ti incelofani tutta col Domopack, o comunque rimani tra virgolette bagnata, quindi non ti puoi sedere, devi stare in piedi, devi fare attività in piedi perché se te lo applichi sulle chiappe non è che poi ti siedi. E quindi ecco, bisogna calcolare che non è che posso farlo e poi mettermi seduta a rilassarmi sul divano o che ne so, uscire in giardino a far l'orto perché sono in mutande, quindi non riesco a farlo molto spesso per questo motivo. Cerco di farlo quando, che ne so, devo lavare i piatti, so che sto un attimino in piedi piuttosto che devo stirare, piuttosto che devo fare qualcosa che sto in piedi. Allora, ok,
neanche muoversi troppo, perché quando poi inizia a asciugare si sgretola, quindi non so se è perché l'avevo tenuto più del dovuto, però è proprio seccato sulla mia gamba e seccando appunto col movimento magari che facevo, che non so, mi sono abbassata, si è sgretolato e quindi mi è andata polverina di fango da tutte le parti. Quindi vabbè. Comunque, siccome teoricamente prima di fare il fango andrebbe fatto lo scrub per far sì che i principi attivi penetrino meglio, andando a sfogliare, a scrubbare bene la pelle, la mia idea era quella appunto di prendere uno scrub, perché quello che sto utilizzando adesso sta finendo, che è quello di, come si chiama, di Organic Shop al Mango. In realtà ne ho già un altro, però insomma sono magari cose più profumate, più in generale per il corpo. Volevo qualcosa di specifico, diciamo, per la cellulite, per la zona maledetta delle cosce, glutei e quant'altro. Per cui, ecco, volevo proprio prendere un prodotto specifico. In realtà, proprio perché io di solito il fango lo faccio prima di farmi la doccia, sarà molto difficile riuscire a fare lo scrub precedentemente, però potrei cercare di adottare questo tipo di routine, quindi fare lo scrub magari il giorno prima, quindi fare la doccia il giorno prima e poi fare il fanghi il giorno dopo. D'estate, che magari ci facciamo la doccia anche tutti i giorni, potrebbe essere fattibile, d'inverno meno. Insomma, devo ancora ragionarla bene questa cosa, però intanto io l'ho voluto prendere. E appunto dice: un piacevole rinnovamento cutaneo per una pelle vitale e luminosa, con burro di karité, estratto di guaranà, olio d'argan, esfoglia e rigenera la pelle. Non so come sarà, perché appunto non ne ho mai sentito parlare di questo, non è un prodotto biologico né niente di tutto ciò. Però non mi sembrava male comunque anche il prezzo, ce n'erano altri ovviamente in parte a lui, tutti più costosi, quindi 7, 8, 9 euro, qualcuno anche di più addirittura. Quindi questo 5 e qua 5,90 ho detto ma sì dai. In più in omaggio, insieme a lui mi hanno dato una bustina di, come si dice? Una bustina da, anche lì sono state due dosi, in realtà l'ho utilizzato un po' di più, dello stesso, perché praticamente se acquistava un prodotto di questa linea, si aveva in omaggio questa bustina, chiamiamola bidose, di appunto scrub. Quindi in realtà l'ho già messa in bagno e l'ho già utilizzata e devo dire che non è malissimo. Non posso ancora darvi un'opinione perché secondo me per quelle due applicazioni che ho fatto non posso ancora dirvi. Però insomma ho già avuto modo di provarlo e diciamo che l'effetto scrubbante comunque è delicato, non è troppo aggressivo. Forse avrei preferito qualcosa di un pochettino più strong, però ecco, ne riparleremo, lo riproverò e vediamo. Volevo quasi quasi provare a utilizzarlo su pelle asciutta per vedere se magari aumenta un pochettino di più il potere scrubbante. Devo fare un po' di esperimenti e vedere. Il profumo sicuramente è molto buono, molto delicato. La consistenza non è di quelli che si sfaldano subito, quindi comunque riuscite a massaggiarlo a lungo sulle gambe. Non è male, non è male. I risultati che dà, io purtroppo in due o tre applicazioni che ho fatto, non ve lo so dire, ecco, sicuramente lascia la pelle molto più liscia e morbida, quello sì, ma come fanno un po' tutti gli scrub. Se ha un effetto poi, diciamo, di giovamento di positivo su cellulite, quello non l'ho ancora visto e non so se lo vedrò, quindi. Però intanto io l'ho preso e ci sta. Poi, allora, un prodotto che mi ha incuriosito subito quando ho visto che era uscito, che in realtà io non avevo ancora visto nei negozi perché avevo visto la linea, ma questo prodotto non lo trovavo mai in realtà disponibile sugli scaffali o sugli stand. Questa volta l'ho visto, e quindi non ho resistito e l'ho acquistato.
E stiamo parlando di un prodotto della linea Bio di Garnier, e in particolar modo dell'olio illuminante levigante alla lavanda. Potevo mai lasciarlo lì? Ma come avrei potuto? Non si può. 8 euro e qualcosa, guardiamo bene i prezzi. 8,90 euro, quindi non pochissimo. Però consideriamo che sono 30 ml, quindi di solito comunque gli oli per il viso vanno dai 10 ml, 20 ml. È raro che si trovino a 30 ml, cioè ci sono per carità, però comunque non è un prezzo malvagissimo considerando appunto la quantità. Questo è, vabbè, una linea nuova di cui io in realtà per il momento non ho preso ancora niente perché i prezzi non mi ispiravano. Cioè, non è che non mi ispiravano, non mi interessava per il momento nulla, nel senso che creme, cremine, quant'altro ne ho a bizzeffe, quindi non voglio più comprare creme, quindi non ho acquistato creme che vanno sui 6 euro più o meno. Tra l'altro anche questa linea era in offerta sempre all'Iper, l'ho vista poi qualche giorno dopo, però appunto l'olio non c'era, quindi lì ho detto meno male, perché sennò mi mangiavo le mani se lo trovavo in offerta. Cosa stavo dicendo? Mi sono impappinata. Vabbè, che comunque anche con i prezzi in offerta, che comunque non sono prezzi malvagi di diversi prodotti, erano tutti prodotti che in quel momento non mi interessavano. L'unico che mi interessava era l'acqua micellare, però secondo me in quel caso il prezzo era un po' troppo alto per quello che è, considerando che appunto avevo già altri prodotti a disposizione con un prezzo inferiore. Quindi per il momento soprassieduto. Sicuramente la proverò perché prima o poi sicuramente cederò e la proverò. Non sono prezzi alti considerando appunto la certificazione biologica, quello assolutamente meritano comunque il prezzo che hanno, però per le mie esigenze posso accontentarmi di qualcosa che costa anche meno. Quindi, visto che appunto sono piena di prodotti, ho aspettato. L'olietto, ecco, mi avrebbe incuriosito parecchio. Però non l'avevo mai trovato. Questa volta da Acquasapone c'era IEA. Tra l'altro forse era in offerta perché il prezzo pieno forse era 14 addirittura. Non vorrei dirvi una cagata, ma forse era più alto il prezzo. Comunque dice olio essenziale biologico di lavanda con olio biologico di argan, ovviamente. Tutti i tipi di pelle, anche sensibili. Rigenerante. Mi ispira particolarmente. Appunto il certificato biologico Cosmos Organic, certificato da Ecocert Green Life, formula vegana. Vabbè, la lavanda è stata specificatamente scelta da Garnier perché proviene da fonti rinnovabili capaci di rigenerarsi ogni anno. La nostra lavanda è coltivata in Francia, secondo le regole dell'agricoltura biologica e commercializzata, equamente nel rispetto della biodiversità. Flacone composto da 25% di vetro riciclato, il cartone 100% riciclabile, eccetera, eccetera, eccetera. Dermatologicamente testato anche su pelli sensibili. 100% Allora. di origine naturale, che profuma di fiori e aromi. Vabbè, comunque sono molto molto curiosa di provarlo, mi ispirava, lo desideravo, per cui sono comunque felice di averlo acquistato. Allora inizia a farmi sul serio male alla gola. Per finire, ed è il motivo per cui sono stata da Acquasapone in realtà per questi ultimi prodotti, perché ho visto che c'era il 25% su tutti i prodotti L'Oréal. In più, se raggiungevi, mi sembra, i 15 euro, se non sbaglio, di spesa sempre di prodotti L'Oréal, ti scontavano di un ulteriore 7,50. Per cui ne ho approfittato per prendere dei prodotti che mi interessavano e che mi incuriosivano. Allora, ho voluto prima di tutto prendere la maschera, tanto per cambiare maschere. Queste qua all'argilla, ero molto molto indecisa su quale acquistare perché
più che altro perché non sapevo proprio quale scegliere, ecco, diciamo così, per quale effetto, nel senso che sono diverse, sono sempre all'argilla, però hanno diverse funzioni, tipo c'è quella detox, c'è quella magari più delicata, c'è quella purificante, eccetera, eccetera. C'è quella che dei punti neri, no, quella dei punti neri questa, sì, agisce su punti neri e restringe i pori, esatto. C'è quella magari opacizzante, quindi diverse funzioni simili ma diverse. Alla fine io tra tutte ho optato per questa qui, anche un po' per il colore, era carina, azzurra, mi piaceva. Che è appunto quella anti-imperfezioni, argilla pura. Tre argille minerali più alga marina, texture crema che non secca la pelle, ottimo, 50 ml e dice per 10 applicazioni. Io appunto non le ho ancora provate, avevo preso uno scrub che è ancora chiuso perché ne ho altri in uso, quindi in realtà non ho ancora provato nulla di tutto ciò, però so che comunque a tante persone piacciono e si trovano bene, per cui non mi sono fatta il problema di dire prima provo uno e poi acquisto l'altro. Ho detto ma sì, compriamo. E quindi anche queste qua che appunto erano le maschere, ho detto prendiamo su, prendiamo, prendiamo Martina. E l'ho pagata 6,70 € in offerta appunto scontata del 25%. Di solito si trovano, bah, dipende, potete trovare dai 6, 7, 8, 9 €, dipende. Curiosa di provarla, però sarà certo quella che aprirò per prima, anche perché queste hanno una scadenza di 12 mesi, quindi io prima di aprire queste devo andare a utilizzare quelle che invece non hanno PAO, ma hanno proprio scadenza con data. Poi, sempre appunto L'Oreal, ho preso anche questo, che è lo Sugar Scrub. Di questo appunto dicevo, ho già acquistato quello al kiwi che però non ho ancora utilizzato. Però, ripeto, non mi sono fatta tanto il problema di dire prima proviamo quello, perché comunque ne ho sentito parlare davvero molto bene. Per cui sono andata un po' sulla fiducia e ho preso anche questo. Sempre 6,70 € sì. Quello al kiwi. Era, che funzione aveva? Non mi ricordo già più, sinceramente, però quella che era quello che mi ispirava di più, diciamo. Quindi quando ho deciso voglio provare uno di questi prodotti, sapevo già che avrei puntato sul kiwi. In realtà anche questo credo sia molto valido. Questo è illuminante come scrub, quindi la funzione, diciamo, di cui parla è quella, poi ce ne sono appunto diversi. Leviga, ravviva la luminosità, tre zuccheri fini più olio di semi d'uva, con il 100% di esfolianti di origine naturale, texture delicata e si può utilizzare sia su viso che su labbra. Anche questa è una cosa interessante. In realtà ho il mio scrub labbra, quello di MAC che utilizzo quando ne ho bisogno, però insomma, anche questo non è male come idea, ecco. Niente, ho voluto prenderlo, che devo dirvi? Poi era in offerta, quindi anche se, come vi dicevo, sono piena di acqua micellari, è anche un prodotto che comunque uso tutti i giorni, quindi ci sta a volte anche il mattino al posto dell'acqua. E quindi ho voluto prendere anche questa e poi dovevo appunto arrivare al prezzo, insomma, per avere un po' uno sconticino. E questa l'ho pagata, vediamo, vediamo un po' dove sta scritto. Acqua micellare 3,35 € per 400 ml di prodotto. Quindi comunque come rapporto qualità-prezzo si aggira sulle cifre di Garnier, ecco. Ovviamente io quella la purificante 2 euro e qualcosa come potevo lasciarla lì, a maggior ragione che so che di solito i prezzi sono un po' più alti. Questa l'ho presa prima, per cui va bene, ci sta. Poi sinceramente L'Oreal non l'avevo mai provato come detersione e in realtà anche in generale altri prodotti, forse avevo provato tempo fa delle creme, però chi si ricorda? Questa deterge strucca le lisce, acqua purificata più glicerina, pelli sensibili, viso, occhi e labbra. Senza risciacquo, vabbè, e niente, ovviamente non è
certificata né nulla di che, ma sapete che appunto per certe tipologie di prodotti non mi importa. E ultimo, ma non per importanza, ho voluto prendere anche questo, quindi il tonico. Ho sentito parlare bene in realtà di questo. Sono 400 ml, quindi un bel boccettone, pagato 3,70 euro. Quindi non male anche questo come prezzo, considerando che appunto alcuni non tonici, però sì, possono costare anche molto di più, o comunque anche per esempio gli idrolati, faccio il paragone con l'idrolato, con gli idrolati della saponaria, che costano 3,50 euro per 100 ml. Sono ottimi per carità, però adesso che comunque sto comprando, guardando, sto facendo tanti paragoni, ottimi sì, ma non sempre, nel senso che non comprerei sempre quelli puntualmente, perché ci sono tanti ottimi prodotti in commercio anche a prezzi più bassi. Quindi questa cosa mi fa tentare all'acquisto di altre cose per provarle, per cambiare, per vedere come sono. Quindi come siamo più o meno in linea con i prezzi di questo tonico, che erano 200 ml per 2 euro in offerta, però questo 3,70 ovviamente scontato, anche se boh, io spero che me l'abbiano fatto in realtà lo sconto, non lo so, sapete? Adesso mi viene il dubbio che non me l'abbiano fatto. Però ormai è andata, quindi va bene così. Comunque mi è sembrato un ottimo rapporto quantità-prezzo. Per quanto riguarda la qualità, purtroppo ancora non è dato sapere. Comunque questo è per pelli da normali a miste, quindi va benissimo per me, rosa e loto riequilibrante. Quindi mi ha ispirato, tonico ai fiori rari, me l'immagino come una cosa molto profumata, ma delicata, fresca, leggera. A me i tonici piacciono tanto, quindi sono proprio curiosa di provarlo. E niente, questi erano i miei acquisti fatti da Acqua e Sapone. Io spero di avervi tenuto un po' di compagnia e spero che i miei acquisti vi siano piaciuti, che condividiate con me questa passione per lo shopping sfrenato di prodotti skincare e cura della persona in generale. E nulla, fatemi sapere se magari avete provato qualcuno di questi prodotti, se vi è piaciuto, se l'avete magari trovato anche in offerta a prezzi più bassi da qualche altra parte, se c'è qualcosa che non vi è per niente piaciuto, se c'è qualcos'altro che mi consigliate assolutamente. E per stasera è tutto, che ormai è molto tardi. E vi saluto, vi mando un bacione. Ciao ciao!